Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E questa è la storia di Alexis Spargaró. Dopo aver vinto il campionato spagnolo della classe 125 nel 2004, nello stesso anno esordisce anche nella stessa classe del moto mondiale, correndo come wild card il GP finale, quello di Valencia. In sella ad una Honda RS 125R del team RAC Kaya Madrid, terminando però la gara in 24esima posizione. L'anno successivo corre la sua prima stagione a tempo pieno nel moto mondiale e lo fa nel team Sedorf RC3 con compagno di squadra niente di meno che Alvaro Bautista. Terminò la stagione al 16° posto con 36 punti e ottenendo come miglior risultato un 7° posto nel GP di Cina. Il 2006 vede Alex cambiare team. Il pilota spagnolo viene accolto dal Wurf Honda BQR, squadra che gli permetterà di passare nella classe intermedia a partire dal GP di Assen dello stesso anno. Al termine della stagione in 125 non ha ottenuto alcun punto, cosa che invece gli riesce nella classe di mezzo, motivo per il quale proseguirà nella stessa classe nei due anni successivi. Nonostante nel 2008 ottenga il suo miglior risultato in una gara del moto mondiale, il 5° posto nel GP di Sepang, la stagione successiva Alex si trova senza sella. Il 2009 lo vide correre due gran premi in 250 in sostituzione dell'infortunato Nemeth, riuscendo tra l'altro a concludere in quarta posizione i GP di Assen. Inoltre riuscì a debuttare nella classe regina, infatti venne ingaggiato dal team Pramac, prima come sostituto di Mika Kallio, che era passato momentaneamente al team ufficiale per rimpiazzare Casey Stoner nei gran premi di Indianapolis e di Misano, mentre successivamente ha corso anche i gran premi della Malesia e di Valencia al posto del nostro Nicolò Canepa. Ottenne come miglior risultato 2 undicesimi posti che gli valsero la conferma per l'anno successivo. Facciamo un salto al 2011, dove Alex fa un passo indietro e scende in Moto2, dove si ritrova in sella alla Calex del team Pons, categoria nella quale riesce ad ottenere il primo podio in carriera con il 3° posto nella gara di Catalogna dietro a Stefan Bradl e Marc Márquez. Al termine della stagione replicherà anche il suo miglior risultato nella classifica finale, la 12esima posizione con 76 punti. Dopo la breve parentesi nella nuova classe intermedia, nel 2012 torna in MotoGP e lo fa con il team Aspar, che gli affida un Art GP12, una moto che rispetta il nuovo regolamento, quello dedicato alle CRT. Per chi non lo sapesse, le CRT stata una tipologia di prototipi presente nella classe della MotoGP nelle stagioni 2012 e 2013, nelle quali partecipava alle gare insieme alle moto ufficiali e satellite già presenti sulla griglia. L'introduzione di questa categoria venne deliberata a causa dello scarso numero di piloti nella classe MotoGP. Le moto utilizzavano un propulsore derivato dalla produzione di serie, mentre il resto del mezzo poteva essere sviluppato liberamente. Naturalmente questi mezzi avevano delle concessioni, come un maggior numero di propulsori e una superiore capacità del serbatoio. L'allora moto di Alex, l'Aprilia Art, è stata la CRT più veloce e il merito va soprattutto attribuito all'appoggio della casa italiana. Di fatto il team spagnolo poteva essere considerato semi-ufficiale, fattore che all'epoca non andò propriamente giù agli altri team. Infatti la competitività di Alex e la sua moto sul resto della griglia CRT fu evidente, motivo per il quale il pilota spagnolo concluse entrambe le stagioni con il team Aspar come migliore dei piloti della propria categoria. Il 2014 vide il passaggio di Alex al team Forward Racing, squadra che era dotata di una Yamaha con
specifiche Open. Le moto Open rappresentano la categoria subentrata alle CRT, una forma delle attuali concessioni per i team in difficoltà, da cui è passata anche la stessa Ducati. Le concessioni prevedevano una maggior capacità del serbatoio, la possibilità di sviluppare il propulsore durante la stagione, una cosa vietata alle moto ufficiali, pneumatici più morbidi e test liberi. Tornando ad Alex, la stagione lo vide ottenere nel GP di Assen la sua prima pole position in carriera. Concluse la stagione 2014 al settimo posto, risultando il migliore dei piloti Open, nonché ottenendo il suo miglior piazzamento in carriera e conquistare il suo primo podio in MotoGP, quello all'interno del Gran Premio di Aragon, dove riuscì a battere in volata Cal Crutchlow. Gli ottimi risultati lo spinsero nel team ufficiale Suzuki, appena rientrato nel motomondiale, dove al suo fianco trovò Maverick Viñales, appena salito dalla Moto2. Con la moto giapponese riuscì ad ottenere la seconda pole position in carriera. La pole del GP di Catalunya gli permise di riportare la Suzuki a scattare dalla prima casella di una griglia del motomondiale, a 8 anni di distanza dall'ultima, conquistata da Chris Vermeulen nel 2007 sul circuito di Assen. Purtroppo la stagione successiva sarà anonima e verrà schiacciato dall'ascesa di Top Gun. Ciò lo porterà ad accettare la sfida Aprilia. La sfida era una di quelle veramente toste. Infatti bisogna ricordarci che l'Aprilia è tornata in MotoGP nel 2015, dopo la breve parentesi nella fase primordiale della categoria, e la RSGP di quel periodo era la lontana parente di quella che conosciamo oggi. Nel 2017 venne accolto dal team ufficiale Aprilia, che allora vedeva il supporto del team Gresini, una moto che era ancora in fase di sviluppo ed aveva come massimo potenziale la top 10. Infatti nei primi anni in sella alla RSGP Alex non riesce a risalire la china. Il sesto posto ottenuto nelle gare del Qatar e di Aragon del 2017 saranno i suoi migliori risultati. Il pilota spagnolo impiega ben 4 stagioni a sviluppare il progetto e a cucirsi la moto addosso, nel mentre i compagni al suo fianco si susseguono: Alex Loves, Scott Redding e Andrea Iannone, nonché tutti i piloti che ricoprivano il ruolo di tester, come Lorenzo Savadori e Bradley Smith. Il progetto RSGP fa fatica a decollare. La chiave del cambiamento è l'arrivo nel 2019 di Massimo Rivola, il tuttora amministratore delegato della casa italiana. Prima del suo arrivo dalla Ferrari, Romano Albesiano era costretto a dividersi tra il ruolo di direttore tecnico e quello di team manager. Successivamente fu libero di concentrarsi sulla parte tecnica e l'arrivo inoltre di nuovi tecnici iniziò a far prendere alla RSGP una nuova forma. I frutti del lavoro dietro le quinte di Albesiano, di Rivola e di nuovi ingegneri si videro soltanto nel 2021, con Alex che si rese protagonista di una stagione concreta. La moto italiana si dimostrò da subito molto più competitiva, tanto da permettere al pilota spagnolo di concludere con costanza in top 10 e di tornare di fatto sul podio. Il GP di Silverstone vide il pilota spagnolo arrivare terzo, dietro a Fabio Quartararo e Alex Rins, conquistando il primo podio nella classe regina per la casa di Noale e tornando così a concludere una gara nelle prime 3 posizioni dopo più di 7 stagioni di digiuno. La stagione 2022, la scorsa per intendersi, vide l'Aprilia ed Alex fare il definitivo passo in avanti verso il top della categoria. Una stagione che li vide lottare per il mondiale fino al GP di Motegi, dove un errore di un ingegnere causò la sua partenza dalla pit lane e successivamente anche perdere il podio della classifica finale a vantaggio di Enea Bastianini.
Bernini a causa di un finale di stagione non proprio esaltante. Tornando ad Aleix, la stagione appena passata ha visto la sua definitiva consacrazione. Infatti nel GP di Argentina il pilota spagnolo ha conquistato la sua prima vittoria nel moto mondiale, nonché quella della casa di Noale. Un percorso a dir poco straordinario, passato dai difficili anni nelle classi due tempi, il 2009, ovvero l'anno in cui rimase a piedi, le stagioni in cui correva con le CRT delle moto di seconda mano, nonché gli anni di sviluppo con la stessa Aprilia. Un concentrato di difficoltà, ma che gli hanno permesso di arrivare a quella prima vittoria in top class. Il sogno di ciascun appassionato, di ogni pilota fin da piccolo. Aleix Espargaró ci è riuscito alla 200ª gara in top class, divenendo di fatto il pilota a riuscirci impiegando il maggior numero di gare. All'età di 32 anni è riuscito a riscattarsi e a realizzare il proprio sogno, ed arriviamo così al giorno d'oggi. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video.